Ciao a tutti, io sono Alice, sono una delle bibliotecarie della Lazzarini e sono una delle bibliotecarie che segue il gruppo di lettura, il salotto del giovedì. Ora il gruppo di lettura ovviamente si trova in stand-by e purtroppo non siamo riusciti neanche a salutarci, è per questo che innanzitutto sto facendo questo video. Vorrei mandare ai nostri partecipanti un grandissimo abbraccio e salutarli. Ne approfitto anche per dire due parole sul libro che avrebbe dovuto essere il protagonista dell'incontro di marzo ed è Tanti piccoli fuochi di Celeste Ng, un'autrice americana. Allora, questo libro personalmente l'ho amato molto. Offre tanti spunti di riflessione e, come avrei probabilmente fatto al gruppo di lettura, provo a lanciarveli in questo video usando delle parole chiave. Allora, la prima di queste parole chiave è, scusate, problema tecnico, è madri. Sono indubbiamente loro le protagoniste di questo libro. Tante madri diverse, la maternità viene affrontata in tutte le sue sfumature, sia come un diritto che come un dovere. E quindi ci troviamo di fronte, insomma, a tanti modi diversi di vivere l'essere madre e questo inevitabilmente porta a degli scontri, a delle opinioni, vedute diverse, insomma, di opinioni. Poi ho scelto la parola razza, perché è una parola che ha un peso notevole all'interno di questo romanzo, ma anche tuttora nella nostra società. Insomma, purtroppo appartenere a una determinata razza o a un certo ceto sociale piuttosto che un altro fa ancora troppa differenza quando si parla di possibilità, di opportunità. E l'autrice denuncia questa cosa con grande forza. Infine, ho scelto la parola scintille perché i fuochi di cui parla il romanzo non sono soltanto quelli intesi come elemento naturale che bruciano le case o gli oggetti, ma sono anche i fuochi che divampano all'interno delle relazioni familiari, delle dinamiche tra i protagonisti, ma anche all'interno di ciascun personaggio in cui poi noi scegliamo anche di rispecchiarci, non necessariamente in senso negativo. Queste scintille che portano a accendere un fuoco possono anche essere scintille creative, scintille di impegno sociale, prese di posizione di fronte a palesi ingiustizie. Insomma, l'autrice riesce a affrontare tantissimi temi diversi in neanche troppe pagine, vedete? E niente, spero che questa piccola recensione possa invogliarvi a leggere questo libro. Io mi rendo perfettamente conto che in questo momento non è così facile procurarsi un libro e diciamo che tutti i titoli del gruppo di lettura si trovano in formato ebook gratuito su Media Library Online. Altrimenti potete segnarvi il titolo e appena la biblioteca riaprirà lo verrete a prendere in prestito, così ci rivediamo, anche perché ci mancate tanto, ci manca la nostra Lazzarini, abbiamo voglia, insomma, di rivedervi e di ritornare a lavorare prima possibile. Nel frattempo un grandissimo saluto a tutti, spero che stiate tutti bene, se vi va di farvi vivi, insomma, di lasciarci un commento qui sotto ci farebbe davvero piacere sapere se questo libro lo conoscete, se l'avete già letto, cosa ne pensate. Insomma, fateci sentire la vostra voce perché ci mancate. Ciao!